Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Adrenalink91 su Yo-Kai Watch Puni Puni. Siamo in un nuovo evento e a quanto pare in questo nuovo evento c'è Baby Nerorco, il Nerorco piuttosto chibi, in versione chibi, non so se è davvero una cosa fatta apposta per l'evento oppure se vogliono introdurre un nuovo Nerorco. Sinceramente di orchi ce ne stanno fin troppi, guarda questi che tipi qua. Sì, vabbè, quello lo conosciamo, quello yokai piccolino. Quanto chiacchierate, non voglio leggere nulla, vediamo un po'. Abbiamo anche dei dream match da fare. Oramai è una costante negli eventi di Yokai Watch Puni Puni, quindi... Oh, è un rango Z! Wow! Ma addirittura dobbiamo affrontare con Conte Zapula degli yokai di rango WS, quindi... Ma questa è la fabbrica di Puni Puni proprio! Ovviamente a livello 13 c'è il boss e poi si va avanti. Ma questo qui, questo forno microonde, ci serve il GT Oil. E dove... come si prende il GT Oil? Io direi un attimino, andiamo a vedere le quest. Quello che c'è da fare, insomma. Dobbiamo sconfiggere a livello 1 Punico. Si chiama Punico, sarebbe, penso sia Punicodomo, stia a indicare, ovvero Puni Bambino. Ko in genere c'è un carattere per scrivere Ko che sta a indicare bambino, quel carattere, e penso sia questo il gioco di parole, Punico. Comunque sia, è facile, sconfiggete il primo livello e avete fatto. C'è il Dream Match, ma non importa, dovete sconfiggere questo yokai al livello 13. Sconfiggete il boss al livello 28. Lo stage segreto numero 1 c'è il Snobetta, mi sembra che è questa. Il problema è che io non so, ragazzi, come si sbloccano i livelli segreti. Non c'è scritto da nessuna parte. Si può aspettare quando esce su Reddit la guida, oppure, non so, provate varie cose tipo 50 combo, oppure finisci il livello con Punico, che penso sia una delle cose, tipo finire il livello con questo yokai, con l'Energimax, con lui, non lo so, di preciso io non ho mai capito come fare i livelli nascosti, quindi provate, non lo so, se trovate qualcosa online, perché appena esce l'evento non c'è mai nulla, il giorno dopo, 2-3 giorni dopo iniziano a uscire le guide e le cose varie. È uscito su Reddit che qualcuno ha detto che bisogna finire il livello 21 con Conte Zapula per sbloccare lo stage segreto. Fatti amico Conte Zapula, non so su quale livello si trova, ma fattelo amico. Sconfiggi il boss del livello 45, ovvero Puni Orco, Puni Nerorco, senza usare continua. Gioco una volta, l'attacco al punteggio, questo ok. È sempre quello. Andiamo a vedere quindi le missioni. Poi faremo anche un paio di livelli insieme per capire come funziona l'evento. Ok, io qua ho un po' di ricompense, non so come l'ho prese. Eccole qua, queste qua sono fresche fresche, non dovrei averne presa neanche una. Ed infatti è così. Penso che sia facile comunque sia, dai. Allora, abbiamo... queste qua sono le missioni per il 1.500.000 download. Quindi hanno fatto delle missioni particolari. Vediamo un po'. Nello stage di Trisalamandra, ovvero il primo boss che incontriamo in Yokai Watch Puni Puni, bisogna fare 15 combo. Sì, non con lui, proprio nel suo livello. È un po' particolare in effetti. Completa lo stage 23 al Monte Selva Oscura in 150 secondi o meno. Sempre a Monte Selva Oscura, sconfiggete Vela Nera facendo scoppiare meno di 150 puni. Sconfiggere Termaiale infliggendogli un singolo danno di 1500 punti. Completate l'attacco al punteggio almeno una volta con un punteggio di 1.500.000 punti. Create 15 combo nello score attack, attacco al punteggio. Nell'attacco al punteggio usate almeno 15 Energimax. Questo è difficile. Mandate 15 spiriti agli amici. Totalizzate un punteggio su uno stage qualsiasi di 1.500.000 punti. Fate scoppiare 1.500 puni. Eseguite 150 Energimax. Andate in Fever Time 150 volte. Create 150 sfere bonus. Completate almeno 10 delle 13 missioni del download speciale e riceverete un segreto dell'anima. Se completate tutte le missioni, riceverete il libro delle tecniche. Ora, passiamo all'evento Puni Puni. Raccogliete 25 stelle. Raccogliete 30 stelle.
raccogliete tutte le stelle della prima mappa e riceverete un'esfera sacra. Seconda mappa, raccogliete 30 stelle e avrete un GT Oil, questo è molto, molto importante. Nella seconda mappa, 40 stelle, avrete 200 punti. Raccogliete tutte le stelle della seconda mappa, moneta speciale. Terza mappa, raccogliete 35 stelle per una moneta viola. Terza mappa sempre, 45 stelle per 300 punti. Raccogliete tutte le stelle della terza mappa per ricevere un segreti dell'anima Maxi, quello che vi fa aumentare di 3 livelli la mossa Energy Max. Perfetto, completate lo stage 1 in meno di 100 secondi. Oh yes, sempre prima mappa parliamo, eh. Completate almeno 2 delle 7 missioni della prima mappa per ricevere un segreti dell'anima Mini. Completate 4 delle 7 missioni per ricevere 100 punti yokai. Completate tutte le missioni e riceverete un'esfera sacra. Poi, seconda mappa. Nello stage 14 eseguite 4 Energy Max. Risolvete almeno 2 delle 7 missioni della seconda mappa e riceverete 100 punti yokai. Completate 4 delle 7 missioni della seconda mappa per ricevere un segreto dell'anima e completate tutte le missioni della seconda mappa per ricevere una moneta arancione G. Terza mappa, completate lo stage 29 con un punteggio di 480.000. Ok, per ricevere 100 punti. Completate 2 missioni della terza mappa per ricevere un'esfera mega. Completate 4 missioni della terza mappa per ricevere una Dream Coin G, 4. Completate tutte le missioni della terza mappa per ricevere un segreti dell'anima. Queste erano tutte quante le missioni speciali per i download, per l'evento. Insomma, cercate di completare l'evento meglio che potete. Io intanto andrei a fare almeno il primo livello, per capire un po' insomma come funziona sta cosa dell'olio. Poi se non sbaglio questa musica è la stessa che abbiamo quando facciamo il mini gioco della danza su Yo-Kai Watch 3. Abbiamo ricevuto un qualche oggetto particolare che forse serve per il microonde. Quindi mettiamo a cuocere questa medaglia per 3 ore. E una volta cotto cosa esce? Sì, forse non è il caso di mettere alluminio dentro a forno a microonde. Devo per forza usarli? Devo per forza usarli? Che maledetto! Per forza? Che cavolo. Sì, va bene, va bene. Cosa è uscito? Niente, dei punti. Dei punti. E ho 2 cose dell'olio. Ah, ma non me li ha fatti consumare per la prova. Ah, beh. Allora va bene. Vediamo un po' il secondo. Magari troviamo un altro oggetto metallico. Non mettete gli oggetti metallici, specialmente l'alluminio, nel forno a microonde. Non lo fate. Non lo fate. Esplode casa. Perché è successo non a me. Ho imparato dall'esperienza degli altri. Non sono scemo. Come quelli che dicevano, mettete la batteria del cellulare nel forno a microonde, si ricarica velocemente. E voi boccaloni l'avete fatto. Vabbè, come cazzo si fa? Ma la gente che ci crede poi? Dopo 10-50 anni stanno su internet. Eccolo che succede al risultato. Ma la cosa bella è che poi, no, proprio chiedevano preoccupati. Ma perché si è rotta invece di ricaricarsi? Ma cazzo, ma hai messo dell'alluminio nel forno a microonde? Cioè, che cosa ti aspetti? Parte che è alluminio. La batteria dei telefoni ancora è al litio. Quindi vi lascio immaginare il risultato. Poteva essere catastrofico. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Di tutti quelli che ci hanno provato, ovviamente. Vabbè, fai rumore per 3 ore. Ma meno male, non si sente. Per l'evento abbiamo Nerorco e Orochi SS. Goku Orochi. È tornato Goku Orochi.
Io un paio di slottate le farei mo per Goku Orochi. Oh, ok. Quelle oro me le voglio godere. Ok, andiamo con la prima oro. Andiamo con la seconda. No, già roba che ho. Ti prego, roba che non ho. Drago no, drago no. Ok, un'altra sola. Una sola oro. Attenzione! Potrebbe essere qualcosa di bello? O forse no? Ti prego! Dai! Esci, 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 esci! Oh! Oh, oh, wow! Cosa sei tu? Il re zombie? Ancor dedo. Ancora. Ancor dedo, certo. L'ancora dello morto. Va bene, ancora morta, come cacchio lo chiami? Perché a forma di ancora, capito? Eh? Che mattacchioni. Tra capo e collo, una botta secca. Quando pensano sti nomi stupidi che fanno ridere i polli. Infatti, io sono un pollo. Allora, andiamo a vedere un attimino le ultime cose e poi vi lascio perché tanto mi sa che ho fatto, no? Bene, Cugi, allora direi che per questo video è tutto. Come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!